benvenuti ai nostri ospiti. Lasciatemi presentare Andrea Cosentini, che è Chief Data Officer del Dipartimento della Trasformazione Digitale. Grazie Andrea per essere qui. Grazie a voi. Massimo Fedeli, il direttore centrale per le tecnologie informatiche e di comunicazione di Istat. Grazie Massimo per l'invito, visto che certo. È venuto direttamente da te. E abbiamo Andrea Zinno, che è un data evangelist di Denodo, mondo della fornitura. Buongiorno a tutti e grazie ovviamente dell'invito. E grazie anche a Federico Della Casa, che è Senior Vice President e responsabile in Salesforce del Sud Europa per la pubblica amministrazione. Buonasera a tutti. Buonasera. Bene, Andrea, io vorrei iniziare da te perché penso che tu ci possa dare una visione di quello che sta facendo il governo concretamente, anche sfruttando i fondi del PNRR in temi dei dati. Inizierei con un contesto. Se noi guardiamo quello che sta succedendo a livello internazionale, cosa stanno facendo le altre pubbliche amministrazioni, si osserva che da un lato questa pandemia ha accelerato un percorso di democratizzazione della statistica, dell'analitica, però in effetti ha anche esposto l'importanza della gestione del dato, della sua qualità, della sua tempestività, della granularità, della possibilità di effettivamente raccoglierlo in modo puntuale. Quindi ti vorrei lanciare questo tema di cosa sta facendo il governo su questo aspetto un po' meno intuitivo della gestione del dato. E un secondo punto su cui anche qui strategie di dati di altri governi stanno un pochino virando è quel superamento della visione dell'open data e della trasparenza come unico valore, ma passare al data sharing, all'incrocio, all'integrazione, all'importanza dell'integrazione anche semantica delle informazioni. Quindi una visione che supera la trasparenza come unico valore, ma che magari crea nuovi casi per la condivisione. Quindi se ci vuoi magari illustrare un po' quello che grazie, state preparando. Grazie, no, hai lanciato già alcuni temi veramente importanti e direi anche fondativi di quella che deve essere una strategia dati di un paese. Parto un attimo con una visione di contesto, perché viviamo ora in una congiuntura particolare, quindi partirei proprio da quello, da quella che è il progetto Italia Digitale 2026, che sono gli obiettivi, le iniziative per il digitale legate al PNRR. Ora, consideriamo, tanto per dare un numero, che di tutto l'ammontare del PNRR il 27% è dedicato alla trasformazione digitale. È un numero enorme. In particolare due sono gli assi portanti, uno sull'infrastruttura digitale e sulla connettività della banda ultralarga, che cuba più o meno 6.7 billion di investimenti, e più o meno lo stesso per la trasformazione digitale delle PA. Con questo si vogliono raggiungere, e chiudo questa parte di macro contesto, 5 obiettivi principali. Uno, l'identità digitale si vuole estendere al 70% della popolazione entro la durata del piano. Si vuole colmare, questo è importantissimo per un paese come il nostro, il gap di competenze digitali, avendo entro la durata del piano anche qui il 70% di popolazione digitalmente abile, diciamo. Vorremmo avere entro il 2026 il 75% di PA che utilizzano servizi in cloud, e guardo Federico con il quale ne parlavamo prima, l'80% dei servizi pubblici essenziali per il cittadino erogati online e il 100% delle imprese italiane e dei cittadini raggiunti dalla banda ultralarga a 1 gigabyte al secondo. Quindi obiettivi estremamente ambiziosi che danno un po' il macro contesto di quello che adesso andremo a discutere. Ora, un po' di mesi fa con Massimo, quindi con Istat, e altre 12 amministrazioni, enti centrali, abbiamo iniziato a lavorare su un documento di strategia nazionale per l'ambito dati. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a mappare tutti insieme quelli che sono gli utilizzi dei dati
nel sistema della pubblica amministrazione italiana per vedere quali che sono le maggiori mancanze che abbiamo. Ad esempio la più forte sicuramente una divisione a silos, no, dei dati, che non permette poi un utilizzo efficace del patrimonio informativo che abbiamo come paese. Quindi dopo questo stream progettuale abbiamo individuato 8 grandi aree di intervento su cui ognuno dei 14 enti ha messo dei propri esperti a lavorare insieme per sviscerare come dovrà essere il to be. Quindi siamo passati dall'ESIS, dei problemi dell'ESIS analizzati, a come dovrà essere il to be. Questa fase si è conclusa, abbiamo fatto una prima fase del documento finale assemblato, rivisto da tutti noi attraverso poi una consultazione ristretta e ci stiamo avviando entro fine anno a pubblicare questo documento strategico al quale teniamo molto, dove gran parte dell'indirizzo è dato proprio dai temi di data governance, di interoperabilità, ma anche di un utilizzo, fatemi dire, etico dei dati, quindi c'è anche tutta una parte di principi guida che non può oramai mai mancare. Avete visto anche che ultimamente l'Artificial Intelligence Act della Comunità Europea, dove in effetti tutta la parte di data ethics è veramente molto rilevante, e su questo noi abbiamo lavorato parecchio con il Dipartimento di Massimo e con le altre amministrazioni. Per chiudere a questo punto, vorrei andare ancora di più nel concreto. Come stiamo indirizzando con i fondi anche del PNRR questi temi? Ritengo che una delle principali, anzi dei principali investimenti su cui siamo impegnati come governo nel PNRR è la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati permetterà alle pubbliche amministrazioni di scambiare in maniera efficiente le proprie banche dati tra di loro attraverso un luogo virtuale centrale che attraverso un sistema di API governerà il passaggio dei dati. Quindi i dati non passeranno nella PDND, ma sarà, fatemi dire, un po' come da Apple Store o da Google Store, cioè da semaforo. Io vado lì, se sono autorizzato a prendere quel dato da Istat, mi riconosce, vede che sono autorizzato, mi dà una sorta di voucher per prenderlo. Benissimo. Tra l'altro, dal punto di vista infrastrutturale e tecnologico, la sta sviluppando e siamo già alla fase di POC PagoPA. Le linee guida sono in stato avanzato, se ne è occupato Agid, adesso le sta visionando il garante, e però un'infrastruttura di questo tipo, è così ambiziosa ma anche così efficiente, ha bisogno di una governance dei dati e anche dei metadati. Perché? Perché facciamo finta che il Dipartimento di Massimo debba richiedere a un'altra amministrazione, non so, visto che siamo in tema, il numero dei vaccinati. Ora, la semantica, il significato interno di vaccinato è colui che ha il Green Pass per lui, ma per chi dà il dato invece è colui che ha fatto anche solo una dose, allora i dati che vengono scambiati non sono in qualche modo efficientemente leggibili e utilizzabili dalle parti, anzi sono fonte potenziale di fraintendimento. Fatto sta che la prima delle milestone che abbiamo, su cui ci siamo impegnati con la Commissione Europea in questo grande progetto, è proprio la costruzione di un National Data Catalog, che dovrà contenere tutti i contenuti semantici dei dati che verranno scambiati nella Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati, in maniera tale che i dati scambiati siano coerenti a livello semantico per tutte le amministrazioni. E su questo stiamo lavorando ormai
tavoli tecnici che svolgiamo nel continuo con anche Agid. Insomma, è un lavoro che riteniamo estremamente importante per fare proprio un balzo in avanti nella gestione efficace del patrimonio informativo del Paese. Ecco Andrea, questa infrastruttura sia tecnologica che, se capisco, di governance, si pone l'obiettivo di superare lo stato attuale in cui un dato si scambia perché c'è un adempimento che lo consente o lo costringe. È questa la visione? Questa infrastruttura di governance tecnologica consentirà nuovi usi del dato non strettamente legati a quello che oggi già esiste in termini di condivisione? Allora, sono andato molto veloce perché il tempo è quello, però come sarà? Ci saranno alcuni attori che sono gli erogatori dei dati e ci sono i fruitori dei dati. Anche i privati potranno essere fruitori di dati, quindi messi a disposizione da grandi enti pubblici. E questo direi che è già una parte di risposta. È altrettanto vero che non vediamola tra ente ancora come un libera tutti, cioè io voglio mettere il mio dato, ce lo metto. E sarà anche così, però andremo ancora avanti perché ci sono degli adempimenti. Semplicemente sarà un modo più efficiente di farlo. Ottimo, grazie. Massimo, io passerei a te perché Istat sicuramente ha un ruolo come ente statistico. In generale gli enti statistici, le agenzie di statistica a livello europeo hanno un ruolo importante di governance del dato, della semantica. Qual è il contributo che l'istituto, come accennava Andrea, sta portando e anche potrebbe portare prospetticamente in questo nuovo contesto? Non so se mi sentite. Ecco, adesso mi sentite. Ok. Vabbè, Andrea ha già introdotto molti argomenti. Noi stiamo lavorando con il Dipartimento già da qualche mese, insomma, no? In modo molto, devo dire, proficuo, in modo molto positivo. Stiamo mettendo a disposizione la competenza che Istat ha sviluppato proprio perché le attività core dell'Istituto si basano proprio su una governance del dato molto ben definita, molto rigorosa, che quindi è in grado di garantire non solo gli aspetti semantici, no? Come giustamente ricordava Andrea, ma anche tutto il tema della qualità che sta alla base del dato, no? Noi siamo comunque all'interno del SISTAN, quindi il Sistema Statistico Nazionale, quindi già coordiniamo un network della pubblica amministrazione che scambia dati e dà valore al dato, no? Quindi questo ci porta sicuramente tutta una serie di competenze, un background che possiamo mettere a disposizione, già lo stiamo mettendo a disposizione proprio per la definizione del National Data Catalog. Lì la cosa importante non è solo definire appunto questo catalogo dei dati, ma la cosa più importante sarà quella di garantire tutto l'aspetto logico di questi dati, quindi tutto l'aspetto dei metadati che poi descrivono il dato stesso, perché poi nel momento in cui bisogna definire dei servizi che vanno oltre il confine della singola amministrazione, che è quello che si aspetta il cittadino, bisogna avere dei dati che parlino la stessa lingua. E quindi l'Istituto sta dando proprio un contributo da questo punto di vista. La cosa poi sulla quale siamo molto veramente impegnati, questo Andrea lo sa perché nelle ultime riunioni poi è emerso in maniera importante, è che poi bisognerà sostenere questo lavoro. Cioè non basta soltanto definirlo, perché noi poi negli sprint siamo bravissimi, no? Facciamo delle cose meravigliose nei tempi in cui bisogna farle, dopodiché bisogna mantenerle. Quindi stiamo lavorando appunto con il Dipartimento, ma anche con Agid, come giustamente ricordava, per garantire nel tempo una governance, quindi definire dei ruoli, perché poi all'interno del dato, nella pubblica amministrazione, c'è un tema di ownership del dato, cioè chi è responsabile di quel certo dato, no? E non solo quello, c'è anche un tema di mastership, cioè chi è quello che poi è autorizzato, no? A dire questo è il dato reale, no? Quindi ci sono tutta una serie di tematiche che vanno comunque presidiate nel tempo. Ripeto, noi abbiamo questa esperienza molto sviluppata proprio perché noi per esempio oggi acquisiamo già
da pubbliche amministrazioni abbiamo circa 200 connettori, no? 200 e padre, io semplifico dicendo 200, ma noi abbiamo una connessione veramente con un network da cui attingiamo dati. E quindi per esempio il discorso del PDND per noi è interessantissimo, no? Quindi già stavamo pensando di partecipare a questa sperimentazione proprio perché per noi è un po' quello che potrà essere il futuro, no? Per efficientare tutta questa parte di connessione verso questi dati amministrativi che comunque noi acquisiamo ed integriamo poi con i dati da indagine, no? Però diciamo già questo tipo di esperienza che chiaramente evidenzia tutti i limiti che ci sono oggi, no? Nel senso che noi ogni volta che dobbiamo aprire una connessione verso una pubblica amministrazione ci troviamo sempre ad affrontare le stesse problematiche. Problematiche tecnologiche, no? Che, sistemi informativi che parlano lingue diverse, problematiche di logica, no? Significati diversi che si dà al dato, anche diciamo, problematiche legate alla qualità dei servizi poi. Perché poi noi ci aspettiamo dei dati con certi tempi, no? E invece magari l'altra amministrazione ce li può dare con altri tempi. Quindi anche questo tema della sincronizzazione, della fornitura del dato è un tema per noi fondamentale. Perché poi noi, considerate, molte indagini ce le abbiamo sotto regolamento europeo, per cui se i dati non arrivano con quei tempi ci sono delle problematiche molto serie. Massimo, hai toccato un paio di temi interessanti a mio avviso. Il fatto che se guardiamo nelle pubbliche amministrazioni oggi la competenza del dato, un po' di cultura del dato, gli skill che sanno manipolare i dati sono molto in quegli uffici statistici e probabilmente molto, molto meno altrove. Voi come istituto siete un po' il collante su queste competenze. Sì. Hai qualche riflessione su come si può allargare questa cultura del dato all'interno della pubblica amministrazione? Gli uffici statistici ovviamente certo. Hanno un ruolo, certo. Ci sono altre nazioni nel mondo che hanno creato delle figure di chief data officer nelle pubbliche amministrazioni, certo. Per esempio. Certo. O diciamo così, l'obiettivo è quello di sfruttare quello che c'è, probabilmente c'è molta ricchezza negli uffici statistici, però espandere questa cultura del dato. Qualche riflessione su quello che... Sì, qui possiamo fare un po' riferimento anche al tema che dicevi tu a livello europeo, no? Allora, gli istituti di statistica molto spesso danno anche nell'ambito della pubblica amministrazione delle attività di accompagnamento, no? Quindi una stewardship, diciamo, di accompagnamento, quindi si mettono al fianco di queste pubbliche amministrazioni e in qualche modo accompagnano questo salto culturale che comunque non è facilissimo da fare, no? Noi considerate, poi questa è una considerazione che facciamo qualche tempo fa, fino a qualche anno fa non si parlava proprio di strutture, no, dedicate con dei ruoli dedicati per la gestione del dato, no? Tranne noi in Istat che ce l'abbiamo diciamo, da quando siamo nati, ma nell'ambito delle altre organizzazioni è da poco che si comincia a parlare appunto di un ruolo, no? Di un ufficio, di un ruolo proprio dedicato alla gestione. Quindi questo diciamo, cambio organizzativo che devo dire vedo in atto in questo momento, quindi vedo che appunto si stanno creando queste figure, va sicuramente accompagnato con una cultura, una competenza che, ripeto, a livello europeo noi l'abbiamo visto, si sta facendo, quindi gli istituti di statistica stanno accompagnando, tant'è che noi, lo abbiamo detto, siamo anche a disposizione per fare questo diciamo, accompagnamento, visto che lo facciamo già nell'ambito del SISTAN, cioè noi lo facciamo gli uffici di statistica e quindi da lì il salto potrebbe essere breve per accompagnare tutta la pubblica amministrazione, tutta diciamo, l'amministrazione verso questo salto di qualità nell'uso dei dati. Grazie Massimo. Abbiamo il tassello della governance, dei ruoli, abbiamo possibili accelerazioni sull'ambito delle persone, c'è poi la tecnologia dietro e soprattutto l'uso della tecnologia che oggi consente cose nell'erogazione dei servizi, nell'esplorazione delle informazioni con le finalità magari di decision making, policy making, diverse rispetto al passato. Mondo della fornitura, Andrea, qual è la vostra prospettiva? Vedete probabilmente le cose più innovative nell'uso delle tecnologie. Qual è la prospettiva, le riflessioni che porteresti? Sì, grazie. Diciamo che allora, la prima cosa che vorrei dire è che la tecnologia, il senso della tecnologia è quello di semplificarti la vita. Spesso
e questo invece è un bel momento, no, interdisciplinare. Spesso noi tecnologi siamo molto autoreferenziali, no? Oggi si è parlato di dati, sono stati dati tanti spunti che fanno riflettere. Per esempio, questa mattina durante l'intervista al ministro Giovannini, il cronista di Sky TG24 ha fatto un bel esempio dicendo: spesso ho la sensazione che la mela sia sull'albero ma nessuno la colga, riferendosi ai dati. Io vorrei dire che è stato anche ottimista, perché spesso non si sa neanche che c'è la mela sull'albero e spesso non si sa neanche che c'è il frutteto. Quindi il problema, diciamo, la mia premura è che si analizzino in maniera equilibrata tutti gli aspetti legati al consumo del dato. Spesso si crede che la mera esistenza del dato equivalga al fatto che quel dato sia prima o poi utilizzato da qualcuno. In realtà il tema della consapevolezza di ciò che è disponibile è fondamentale, ancora prima dei problemi legati alla raggiungibilità tecnica del dato. La tecnologia ormai è in grado di raggiungere qualsiasi dato, ovunque sia, comunque sia fatto, non è più quello il problema, no? Noi dobbiamo pensare che chi consuma i dati è il guidatore dell'auto, non è l'ingegnere che l'ha costruito o il meccanico che la deve riparare. Quindi dobbiamo renderci conto che lui usa il dato concentrandosi sul significato, perché lui col dato deve raggiungere un suo fine, un suo obiettivo. Quindi dal punto di vista della tecnologia, di ciò che facciamo noi per chi non ci conosce, facciamo una sola cosa che si chiama data virtualization, che è un modo, se volete, moderno di integrare i dati. Per noi è molto importante e bilanciare tutti questi aspetti, quindi avere un punto comune, che poi un po' anche lo spirito di certi programmi di ampio respiro, un punto comune di accesso al dato, la metafora dell'e-commerce legata al dato, del data marketplace, no? Quindi io, consumatore del dato, posso trascurare completamente la tecnologia sottostante, perché questa lavora così bene che permette a me semplicemente di prendere il dato, capire cosa il dato rappresenta. Qui ci riferiamo a quello che diceva Massimo, stamattina si parlava di semantica by design, cioè di definire comunque un modello comune, che è sicuramente un primo passo, perché poi, come ci insegna Wittgenstein, il significato è l'uso. Quindi io non so fino a che punto si possa fare una semantica by design, quanto piuttosto invece dare anche la possibilità a ciascun consumatore di usare ciò che è stato definito per poi creare la sua interpretazione specifica di alcuni dati e di alcuni concetti. Quindi sicuramente questo punto unico di accesso che possa essere utilizzato con semplicità sta diventando probabilmente l'aspetto più importante. Noi vediamo tantissime realtà dove il problema non è tanto i silos dei dati, ma sapere che ci sono proprio questi silos. Altra cosa che spesso si evoca in maniera coinvolgente ma forse poco sensata, no? Quando si parla di silos, molti dicono: dobbiamo abbattere i silos per rendere i dati disponibili. Questo è un errore, il silos contiene i dati ma li protegge. Usiamo la metafora del silos perché in agricoltura il silos protegge il raccolto da non disperderlo nell'ambiente. Quindi qui l'obiettivo non è buttare giù i silos, ma usarli senza far perdere le garanzie che il silos dà, quindi connettere i silos, avendo la garanzia che ciò che sta nel silos rimane protetto, che l'ownership del dato sia rispettato. Quindi ci sono tanti aspetti che ruotano intorno alla disponibilità del dato, che secondo me c'è ancora molto da fare per garantirsi una loro gestione equilibrata. Quindi la tecnologia c'è, usiamola, la tecnologia lavora per noi, però non pensiamo che la tecnologia da sola possa fare tutto. Perché se no è come dare, non so se vi ricordate, i primi stereo, quelli avevano 2000 pulsanti, poi uno ne usava il volume e basta. Quella non è una bella soluzione, no? Io voglio un qualcosa che, da utente medio, da consumatore del dato, che sono focalizzato su voglio sentire la musica alta o bassa, mi basta magari una manopola. La tecnologia dovrebbe, secondo me, spingersi verso questa ipersemplificazione nel caso specifico dell'uso dei dati. Trovo molto interessante, Andrea, il tema che hai inserito di trovare questo equilibrio. Se facciamo forse un passo indietro in questa situazione drammatica, quello che ci ha insegnato la pandemia è molto questa ricerca di equilibrio in questi dilemmi: privacy, salute, economia. E tu hai sollevato un tema centrale, ok? Quindi l'utilizzo del dato attraverso i silos, ma i silos li proteggono.
se capisco bene, oggi anche l'approccio che si sta mettendo in piedi è un modo meno punto punto per gestire questi punti di equilibrio. Il dato deve essere accessibile, però devo rispettare. Giusto, Andrea? L'ownership rimane, però nella visione che dava Andrea, l'ownership rimane all'ente che mette a disposizione in maniera efficiente i suoi dati, che comunque sia continua, come per usare la sua espressione, a proteggere. Quindi è esattamente questa la visione, sì. Bene, bene, grazie. Federico, Salesforce ha avuto un ruolo di cambiamento in tanti mercati, come quelli della relazione con i clienti e con i cittadini, che fanno un uso intensissimo dell'informazione per migliorare il servizio. Tu hai anche una prospettiva internazionale, piacerebbe capire la tua prospettiva, appunto, questo momento storico e quello che hai sentito finora, cosa ne pensi? Sì, allora, quello prima di tutto, qual è il nostro punto di vista? Salesforce è un'azienda nata su cloud 20 anni fa, si occupa di CRM, per cui di relazioni. Perché di relazioni dove la C sta per cliente o la C sta per cittadino, al variare di quello che facciamo. Perché le relazioni sono importanti e che relazioni ci sono tra i dati e le relazioni, nel senso del CRM? Il punto è questo, è questo: qualsiasi dato nasce in due modi, no? O sta nella testa di una persona che lo registra da qualche parte, o nasce in una macchina. Noi in particolare ci occupiamo di far sì che le organizzazioni si scambino dei dati, perché si scambino le relazioni. E da qui la parola CRM. E allora qual è il nostro ruolo e cosa stiamo vedendo? Da un lato c'è un aspetto generico, che chiunque lavori su cloud come Salesforce evidentemente ha un grosso vantaggio da offrire ai clienti, che è la continuità della struttura del dato. Okay. E questo è un patrimonio enorme. Se voi pensate nel mondo privato delle aziende come Cisco, come Dell, o nel mondo pubblico come la società che gestisce i veterani di guerra in America, lavorano con noi da 15-20 anni. No? E questo cosa significa? Che la struttura dei loro dati, no, che è archiviata, è estremamente sicura, omogenea e strutturata, e permette evidentemente di fare analisi e creare del valore che altrimenti sarebbe impossibile. Per cui, cos'è il primo aspetto fondamentale del cloud? La continuità nello strutturare e assicurare la qualità dei dati. Poi esiste un altro aspetto fondamentale che riguarda Salesforce e che riguarda il cloud in generale, che è la possibilità che questo tipo di soluzioni offrono nel raccogliere i dati. Perché questo è un aspetto che ogni tanto ci si dimentica, nel senso, si dimenticano due aspetti: uno, l'importanza della raccolta dei dati, e quello che ci si può fare con i dati, no? Perché poi quella è la cosa importante. Allora, rispetto a questo, secondo me, com'è fondamentale? Offrire ai cittadini dei modi estremamente semplici, in modo che siano incentivati a condividere dei dati, perché questi sono sicuri e perché questi siano fruibili, no? E questo cosa farà sì? Che quanto più è la semplicità della relazione, dello scambio dei dati, quanto più la qualità dei dati aumenterà. E in questo momento ci troviamo in un momento molto interessante dal punto di vista di quello che si può offrire ai cittadini e alle imprese per scambiarsi dei dati. E sono tre cose gigantesche che stanno succedendo. Da un lato i cittadini hanno delle aspettative altissime, perché il cittadino consumatore, come siamo noi, usa Netflix, usa Amazon, usa Apple, no? Per cui ovviamente ha un'aspettativa dal punto di vista della semplicità dell'utilizzo degli strumenti quando ha a che fare con la pubblica amministrazione molto alta. Il secondo macro aspetto che sta un po' cambiando e che è importante è quello che abbiamo delle generazioni con cui dobbiamo interagire tutti quanti completamente diverse. Per cui abbiamo persone più anziane, abbiamo baby boomers, abbiamo millennials, abbiamo generazione X, Y, eccetera, eccetera. Z. Questo cosa significa? Che la capacità di queste persone di interagire con le amministrazioni e quindi scambiarsi i dati è completamente diversa, okay? Per cui andiamo da chi ha una preferenza nell'andare ad uno sportello, chi usare un contact center, no? E chi usa ovviamente usare WhatsApp, usare un sito. Se io dico a mia nipote che ha 22 anni di utilizzare un contact center, si spaventa, cioè, perché devo parlare con qualcuno, no? Per intenderci. Per cui
Il secondo punto fondamentale è qual è? Dopo quello che ho già citato, ovviamente le aspettative delle persone, è diverse generazioni che convivono e per cui la necessità di dare strumenti diversi. Okay? E il terzo aspetto fondamentale è quello che è successo con la pandemia, per cui un'accelerazione furibonda dell'interazione digitale da parte dei cittadini. Uno, perché semplicemente sennò era difficile mangiare in certi momenti, in certe zone, e poi non parliamo dell'e-commerce, delle transazioni finanziarie, eccetera, eccetera, perché tutte queste cose qua le sappiamo tutti. Però queste tre cose cosa hanno fatto? Sì, le aspettative dei cittadini, le diverse generazioni e infine quello che è successo con la pandemia, che si è creata una domanda fortissima, e la stiamo vivendo anche noi, un'accelerazione fortissima nella richiesta da parte delle amministrazioni di poter fare queste cose qua, cioè di poter offrire ai cittadini e alle amministrazioni degli strumenti molto semplici per raccogliere i dati. Questo tra l'altro è un tema che anche Massimo, in cui appunto raccontava, cioè la possibilità di raccogliere dati facilmente. Dati facilmente cosa vuol dire? Da un'app su un cellulare, vuol dire in un sito, vuol dire semplicemente in un ufficio, vuol dire tramite un contact center rispetto a una chatbot, eccetera. Perché ho evidenziato un po' questi punti del cambiamento? Perché non esiste un dato di qualità se non esiste semplicità e se non esiste una frequenza, no? Perché il dato poi va aggiornato. Allora, potendo offrire tutti questi servizi alla cittadinanza e alle aziende, si innesca poi un circolo virtuoso, per cui io ho un dato aggiornato, ho un dato che poi può essere interoperabile tra le amministrazioni, ma questo se ne stanno occupando loro perché è un punto fondamentale di tutto il paese, ma soprattutto un dato che può essere utilizzato, no? E qui arriviamo al punto fondamentale, a uno dei grandi benefici che porta il cloud, che vi dicevo prima, la capacità di mantenere serie di dati omogenee per lunghissimo tempo, okay? E a quel punto succede quello che noi stiamo vedendo, per cui le amministrazioni possono cominciare, questi sono esempi italiani e non italiani, possono cominciare evidentemente a prendere decisioni in virtù di serie storiche di dati che rivelano delle cose che potrebbero essere controintuitive. La prima domanda è: dove apro una scuola? Io devo aprire una scuola, ho la possibilità di farlo, dove la apro? No? In realtà ci sono dei modelli, no, che francamente sono nati con un'altra necessità, che era quella di scoprire dove era meglio aprire un ristorante, okay, per delle grandi catene che si occupano di quello negli Stati Uniti. Ripensando a questi algoritmi, la prima domanda è dove posso, a cui io posso rispondere, è dove io posso aprire un ristorante, dove posso aprire una stazione di polizia, perché i dati che devo raccogliere per prendere quella decisione lì sono molto interessanti. Però i dati poi servono a molto altro, per esempio servono all'erario, anche se è brutto da dire. Perché? Perché se io riesco a digitalizzare un processo, a creare una serie di dati storica che sia rilevante, ok, io riesco anche a capire, no, quali sono le frodi sottostanti da questo punto di vista. Questo però ha un impatto enorme, soprattutto durante il PNRR. Perché? Perché se io riesco in qualche modo ad aiutare l'erario con dei controlli che si basano sui dati che già ho, a questo punto il legislatore può probabilmente poi andare a semplificare tutto quello che viviamo noi in Italia. Tutti noi ci lamentiamo della difficoltà, no, di quello che dobbiamo evidentemente fare, dei dati che dobbiamo dare, dei vincoli, dei controlli, ma dietro c'è un comportamento pubblico. L'Italia purtroppo è un paese corrotto, no? Adesso non generalizziamo, diciamo che all'interno delle statistiche dell'OCSE non è che ne usciamo benissimo da questo punto di vista. Allora il legislatore purtroppo deve prendere delle contromisure. Ora, quanto più io posso facilitare la vita al legislatore portando un certo tipo di qualità sul dato e quindi analizzando nel modo corretto, e quanto più tutti i cittadini beneficeranno perché avremo delle cose più semplici da fare. Questo, insomma, era un po' una libera discussione, però volevo cogliere un po' i temi che avete messo voi sul tavolo. Aprirei poi la discussione questi ultimi 10 minuti e magari raccoglierei uno degli spunti del tuo discorso, Federico, ed è questo. Hai citato come i dati possono essere utilizzati raccolti in modo semplice, quindi innescando questo circolo virtuoso anche che aiuta la qualità, essere utilizzati in modo diverso, magari a diverso livello di granularità, proteggendo la privacy e così via. Mentre oggi forse la cosa negativa dei silos è che li vediamo in modo totalizzante, no? O condividiamo tutto allo stesso livello oppure non condividiamo nulla. Cosa si sta immaginando per innescare questo circolo appunto virtuoso di casi nuovi di utilizzo e che magari consentano
di in qualche modo, come diceva prima Andrea, anche proteggere la privacy, le questioni etiche che sono importanti e che è molto, molto interessante che tu abbia sollevato. Ci sono delle riflessioni su queste nuove modalità? Cosa ci aggiunge veramente di diverso la piattaforma nazionale dati, il modello di governance che state pensando nel un utilizzo nuovo del dato? Guarda, vado a braccio, nel senso che ci sarebbe da parlare per ore. Il tema è che i dati servono avendo in mente la loro finalità, e qui riprendo la citazione coltissima di Andrea di prima. Questo che vuol dire? Innanzitutto faccio una premessa, no? Nel senso che qui perché parliamo di dati? Perché parliamo di dati? Banalmente perché i dati, come diceva prima il presidente, nostro ospite, sono la benzina su cui si poggiano le macchine, cioè non esistono utilizzi di dati, non esiste statistica, non esiste intelligenza artificiale, ormai se ne fa grande uso, ma anche se ne parla anche a Bambera spesso, senza i dati, ma non senza i dati e basta, anzi senza una governance dei dati buona, senza i dati di una qualità controllata, tutto questo non esiste, non si può fare analisi dei dati stessi. Detto questo, data una finalità, si deve sempre comprendere se questo è possibile raggiungerla attraverso una, ad esempio, anonimizzazione dei dati, aggregazione dei dati stessi, clusterizzazione, ad esempio, dei dati, e spesso questo si può fare, ad esempio, per fini statistici, no? Anche abbiamo lavorato insieme, e insieme anche al Ministero dell'Istruzione e Invalsi, sui dati necessari a combattere la dispersione scolastica. Per quelli non c'è bisogno di avere nome e cognome delle persone che abitano in un vicolo. Una buona anonimizzazione e aggregazione dei dati riesce comunque a fornire le informazioni che sono necessarie per combattere il fenomeno. Grazie Andrea. Massimo, qualche riflessione sul... Faccio una domanda difficile. Cosa può andare storto? Siamo amici da anni, quindi... cosa può andare storto? Quali sono le barriere che, a tuo avviso, bisognerebbe superare? Cosa dobbiamo smettere di fare? Qual è una barriera che dovremmo, in qualche modo... Sì, allora, diciamo che... La prendo un attimino vedendo quale potrebbe essere la soluzione. Comunque, allora, il grosso, diciamo, problema in questo momento nella definizione di questa strategia nazionale dei dati potrebbe essere che ogni amministrazione gelosa della propria informazione non la mette a disposizione. Allora, devo dire che qui abbiamo anche un po' condiviso il modello, no? Che è un modello federato nel quale l'amministrazione viene garantita del fatto che la ownership rimane in carico all'amministrazione stessa, no? Questo devo dire che è un approccio lungimirante che comunque il Dipartimento ha portato avanti, ma noi anche abbiamo sposato subito, abbiamo poi sostenuto, perché questo consente comunque all'amministrazione di mantenere la ownership del proprio dato, quindi non si sente in qualche modo, no, sottrarre le proprie informazioni, e però questo chiaramente deve essere accompagnato da una governance centralizzata molto robusta. Chiaramente, no? Perché bisogna avere un bilanciamento, altrimenti poi si rischia che ogni amministrazione non riesca a garantire quella qualità che comunque serve alla base. Quindi diciamo un ostacolo potrebbe essere questo, ma devo dire che si sta lavorando proprio per far passare questo concetto, no? Questo concetto di una strategia nazionale dei dati che si basa appunto su un modello federato, un modello che comunque garantisce in qualche modo tutti. Io però volevo fare un accenno anche alla domanda precedente, no? Cioè la domanda a cui ha già risposto Andrea in modo perfetto, però volevo portare un po' il contributo anche del nostro istituto, il nostro è un istituto di ricerca, no? Quindi anche per affrontare le problematiche di privacy e di sicurezza. Noi per esempio stiamo sviluppando già da tempo, insomma, però insomma abbastanza avanti, tutto uno studio, una valutazione da un punto di vista metodologico per una microaggregazione, cioè non parliamo di dati completamente aggregati, ma parliamo di microaggregati.
Questo, da un certo punto di vista, consente di mantenere quel potenziale informativo sul quale si possono sviluppare modelli comunque statistici e via dicendo, ma risolve in qualche modo il problema della privacy. Allora, secondo me, un grosso contributo che possiamo in qualche modo dare come istituto anche di ricerca è quello di portare anche questo tipo di approcci, no? Che noi stiamo sperimentando al nostro interno, ma che possono in qualche modo essere la chiave di volta su queste problematiche che in alcuni casi diventano poi bloccanti, no? Quindi volevo dare anche questo spunto. Poi c'è l'altro tema, l'altro filone enorme che riguarda tutti gli istituti di statistica, che sono le smart statistics, le trusted smart statistics basate appunto su dati, su big data, quindi su dati social, dati provenienti dall'IoT o dati da telefonia mobile e via dicendo. Eppure lì abbiamo creato una struttura interna all'istituto che sta proprio sviluppando questo filone per capire qual è il potenziale informativo che può essere sfruttato da queste fonti. Eppure lì, insomma, ci sono degli ottimi studi già fatti, già abbiamo pubblicato sul nostro sito alcuni risultati e lì si sta lavorando molto a livello anche europeo per fare squadra, insomma, e tirare fuori informazioni anche da, queste, da questi dati che sono fondamentali. Grazie Massimo. Andrea e Federico. Due flash. Cosa ci siamo dimenticati? Cosa aggiungereste a questo programma, a questo progetto? Ma io in realtà non aggiungerei nulla e sono anche ottimista, nel senso che in realtà parliamo tanto di democrazia del dato, ma spesso lo usiamo un po' come buzzword, come dicono gli americani. In realtà la democrazia del dato definisce perfettamente quello che è l'obiettivo, che è una cosa diversa dall'anarchia del dato. La democrazia ci dice intanto che tutti devono essere messi nelle condizioni di poter accedere ai dati. Quindi prima si parlava di digital divide, ora occhio al data divide. La possibilità di accesso vuol dire che questo accesso deve essere facile, perché come ci diceva Federico, la platea è assolutamente eterogenea. Due, la democrazia si basa su delle regole, su una costituzione. Noi addirittura abbiamo una costituzione europea, che è il GDPR. Dalla Costituzione deriviamo, c'è cioè un sistema legislativo che deriva dalle regole e parliamo di governance. E poi ci stanno pure gli organi di polizia che si occupano di mantenere, di far sì che queste regole vengano mantenute. Quindi in realtà dietro una parola che spesso usiamo, un termine che usiamo un po' a facilità, in realtà c'è già un impianto concettuale molto forte. Quindi secondo me se ancora una volta prendessimo atto di qual è il significato implicito in questa data democrazia del dato, in realtà sappiamo già dove dobbiamo lavorare. Ancora una volta, la tecnologia c'è, è l'ultimo dei problemi, come si deve dire, serve un cambio culturale, un cambio organizzativo, come dicono i inglesi, una sponsorship che nel mondo pubblico è qualcosa magari di un po' più complesso, perché una sponsorship spesso è politica. Però ti ripeto, io mi sento di essere ottimista, cioè il percorso è tracciato, la meta la vediamo. Abbiamo i mezzi comodi abbastanza che ci permettono di raggiungerla godendo del viaggio. Mo faccio un'altra citazione che non è tanto avere no, di Proust, non è l'importante avere nuove mete, ma viaggiare con nuovi occhi. Ecco, per in realtà godiamoci il viaggio perché la tecnologia ci permette di farlo. Grazie Andrea. Bisogna rifare un altro giro a questo punto. Federico, siamo arrivati al termine. Federico, anche da te un flash. Un flash secondo me è che il punto cruciale è l'interoperabilità dei dati, lo scambio dei dati, no? Questo è già avvenuto nel settore privato, dove le aziende sono cresciute scambiandosi e migliorando lo scambio dei dati al proprio interno, e questo deve succedere anche nelle pubbliche amministrazioni. Nel momento in cui le pubbliche amministrazioni prenderanno questo imboccheranno questo percorso che abbiamo detto, e ci sarà un modo per scambiarsi i dati e rendere i dati interoperabili, diventa un asset per il paese enorme, nel senso che se mi restano ancora 45 secondi, no, se no finisco sì, qua. No, mi dicono dalla regia. Perfetto. Un minuto, mi dicono, minuto, la regia. No, per cui 45 secondi 45 è contenuto in un minuto. Allora, perché il paragone è questo. Voi pensate a quello che ha fatto Google Maps con dei dati fisici, no? Che cosa ha fatto Google Maps banalmente? Ha aggiunto una struttura di metadati a dei luoghi fisici e ha creato delle gigantesche opportunità commerciali, perché descrivendo dei luoghi, ordinandoli, evidentemente
vai a creare un'economia completamente nuova che è geolocalizzata da un lato e si basa sulle review dall'altra parte, no? Il paragone è proprio questo: nel momento in cui io riesco a collezionare dei dati, a darmi dei standard e metterci dei metadati, creo un valore enorme per l'economia e per le relazioni. 39 secondi. Spettacolare. Chiudo soltanto dicendo, a fine anno avremo la strategia nazionale, magari ci ritroviamo a discuterla, e penso che il PNRR e quello che state mettendo in piedi vi siete dati degli obiettivi estremamente concreti, e quindi vi ringrazio per la discussione di oggi, e penso che abbiamo toccato non tutti i temi sicuramente, ma c'è molta più chiarezza su diversi approcci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a Istat.